Bene, ragazzi, in quest'altro video andremo a vedere come effettuare l'addizione e la sottrazione di monomi. Proviamo di avere due monomi simili, meno 3ab e più 4ab. Sappiamo che sono dei monomi perché nel primo monomio meno 3 moltiplica a, che a sua volta moltiplica b, quindi solo la moltiplicazione è presente tra i numeri e le lettere. Stessa cosa dicasi per più 4ab. Vediamo adesso come operare l'addizione e la sottrazione tra questi due monomi. Nel caso dell'addizione, ci conviene inserire i nostri due monomi all'interno delle parentesi tonde. Quindi abbiamo meno 3ab che somma più 4ab. Il primo passaggio da fare qual è? Togliere la parentesi e applicare la regola dei segni. Quindi tolgo la parentesi al primo monomio, mi rimane meno 3ab. Quando tolgo la parentesi nel secondo monomio, mi ritrovo ad avere 2 più accanto. Per la regola dei segni, quando ho due segni concordi, ovvero due segni uguali, due segni del tipo più più o meno meno, è la stessa cosa, posso sostituire a questi due segni un unico segno, il segno più. E quindi mi ritrovo ad avere meno 3ab più 4ab. Come faccio ad operare la somma? Mi basta sommare tra di loro i coefficienti numerici e la parte letterale rimane sempre la stessa. Quindi per comodità creo un altro contenitore fatto da parentesi tonde dove dentro ci metto il coefficiente del primo monomio meno 3 e il coefficiente del secondo monomio più 4. La somma di meno 3 più 4 mi darà 1 e sappiamo che il coefficiente numerico quando è 1 può essere anche omesso, per cui posso scrivere semplicemente più AB perché sarebbe più 1. O anche volendo p. Cosa succede con la sottrazione? Bene, la procedura è esattamente identica a quella dell'addizione. L'unica cosa che cambia è che nell'addizione facciamo la somma e nella sottrazione facciamo la differenza. Anche qui inseriamo i due monomi all'interno di parentesi tonde per comodità. Primo passaggio, togliamo le parentesi, applichiamo la regola dei segni. Stavolta, quando togliamo le parentesi tonde, ci troviamo ad avere accanto un meno e un più. I segni sono discordi e quando i segni sono diversi, tra più e meno, mettiamo meno. Quindi la nostra operazione diverrebbe meno 3ab meno 4ab. Anche qui apriamo un nuovo contenitore formato da parentesi tonde, dove all'interno andiamo a inserire i coefficienti numerici del primo monomio, che è meno 3, e del secondo monomio, che è meno 4. Facciamo l'operazione, meno 3 meno 4, e otteniamo come risultato meno 7. La parte letterale rimane sempre la stessa. Stessa B e quindi avremmo finito di realizzare l'operazione di sottrazione. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.